Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Fano TV. Oggi è il 15 di settembre e come sempre andiamo a vedere che santo festeggiamo oggi. Oggi si festeggia Beata Vergine Maria Addolorata. Ogni sguardo dato a lei da Gesù, ogni accento di quel labbro soave, mentre sollevava Maria sulle ali dell'amore materno. La precipitava nell'investigabile abisso del più dolore. Se la Vergine si compiaceva nel contemplare quel volto leggiato tosto la conturbava il desolante pensiero che un giorno quel volto sarebbe stato sformato dalle percosse e ricoperto dal gelido sudore della morte. Se ne mirava la fronte divina su cui si divideva la bionda capigliatura. Maria soffriva pensando. All'orribile serto da cui sarebbe stata un giorno incoronata. E queste sono le parole riguardo il santo. E noi andiamo invece a vedere le previsioni del tempo. Oggi è la prima giornata, eh, insomma, un po' uggiosa, stamattina pioveva. E in effetti la, il meteo ci dice che siamo ancora con nube sparse e schiarite al mattino, dal pomeriggio, temporali sulle zone interne sulla costa meridionale, in attenuazione serale. Domani sabato abbiamo ancora un tempo piuttosto nuvoloso, anche se arriviamo nuovamente a temperature massime di 30 gradi. Da, lun da domenica invece si ritorna a sole pieno con temperature minime di 20 e temperature massime di 28. Il mare è poco mosso, il sole è sorto alle 6.45 e tramonterà alle 19.18. E come tutte le mattine iniziamo la nostra rassegna stampa. E partiamo oggi dal Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico Inizia, apre la sua pagina con: Ciao, mare, noi chiudiamo. Altro che destagionalizzare, per molti concessionari, questo sarà invece l'ultimo weekend di apertura. Più fattori alla base della scelta, resistono ma per poco gli stabilimenti collegati agli alberghi. Ed in effetti abbiamo anche fatto un breve servizio anche nel nostro TG proprio per andare a sentire quali erano i pareri eh, dei, dei proprietari degli stabilimenti e per capire se... Potesse essere una bella idea quella di eh, prorogare la chiusura delle spiagge, ma poi andremo a vederlo nel suo, in, al suo interno. Poi ancora abbiamo la, la fotonotizia, la resilienza della gente a un anno dall'alluvione. Oggi. Eh, Entrambi i giornali basano molte notizie sul ricordo dell'alluvione dello scorso anno. È deciso: Cantiano non morirà ed ancora. Brevi di, di cronaca: Pesaro, vandali e piromani, nuovi focolai dolosi, rabbia tombaccia. Sempre a Pesaro la strettoia, un flop: rotonda pontevalle contro l'alta velocità. Ed ancora, sempre Pesaro, il fratello denuncia: hai sottratto soldi a nostra madre. Titolo di fondo: Palpeggio una dodicenne, condannato a un anno, la ragazzina era in spiaggia con un'amica, entrambe hanno riconosciuto l'ambulante. Andiamo all'interno di quanto abbiamo visto in prima pagina, ed ecco come ho detto, un anno dall'alluvione. Abbiamo deciso insieme che Cantiano non morirà: la resilienza dei paesi dell'entroterra devastati dalla tempesta. Un'edicola riaperta e macchinari riparati e la statua svelata. Per chi vive nelle terre alte che degradano via via dalle pieghe del massiccio di Catria ci sarà sempre un prima e un dopo alluvione. La colpa è di quella maledetta tempesta del 15 settembre che in poche ore ha sversato su quell'angolo dell'Appennino Umbro-Marchigiano equivalente di sei mesi di piogge ha trasformato torrenti e rinfiume in, in gordi di spazi che hanno stravolto il quotidiano e i paesaggi. Delle quattro strade che salgono in cima al catria sono rimaste le due minori. Pensate ancora otto famiglie sono ancora sfollate e gente, gente è sopravvissuta salendo in mansarda e vivendo ancora adesso nelle mansarde e, e sui tetti. Con l'alluvione la città però ha scoperto un tesoro. Dentro il Cristo morto in gesso del Seicento, i restauratori delle opere di Santa Maria delle Tinte hanno trovato non una semplice anima di legno, ma una statua lignea forse del Duecento. Ed andiamo ancora a parlare di spiagge, settembre spiaggia, non siamo la Romagna, solo il meteo non basta. Altro che destagionalizzare per molti stabilimenti è l'ultimo weekend di apertura, la maggior parte degli stabilimenti balneari ha iniziato a smobilitarsi. Per molti questo weekend è l'ultimo di apertura e chiuderanno anche i bar. Altri stabilimenti resisteranno ancora. Ma fino al patrono di San Terenzio, ossia fino al 24 di settembre. Anche volendo e con un meteo favorevole ci sono troppi incastre e vecchie abitudini da sradicare e noi non siamo la Romagna, osserva Alessandro Corsini. Gestore dei bagni primavera del ristorante Cocobongo nell'ultimo tratto sud di viale Trieste. Anche nella mia spiaggia il calo si è sentito, soprattutto a giugno. Il ristorante ha registrato fino al 30% in meno. Ipotizzare di allungare la stagione fino al 24-30 settembre non è pensabile se non viene modificato dalla Regione Marca il calendario scolastico. Slitt l'inizio della scuola dopo il 20 settembre o ancora organizzando altri eventi legati allo sport o aggregativi in zona mare. Gli unici che ancora resistono sono quei bagni collegati chiaramente alle presenze in hotel. Ed andiamo, andiamo subito alle pagine di Fano. Fano, la mobilità sostenibile riparte dai nuovi percorsi casa-scuola in via della Tombari, dedicata ai bimbi la prima eh, settimana ecologica. La settimana della mobilità sostenibile punta a incentivare il risparmio energetico. Ne guadagna il portafoglio e se ne avvantaggiano anche l'ambiente, la qualità della vita e la salute. L'edizione 2023 da domani fino al 22 settembre prossimo è stata presentata in municipio dall'assessore comunale Barbara Brunori, insieme ai numerosi rappresentanti di enti e associazioni che hanno contribuito agli aspetti organizzativi. Domani, quindi alle 17, incontro pubblico alla primaria Tombari, poi. Camminata per presentare i nuovi percorsi di mobilità casa scuola per i bambini e per le bambine del quartiere. Eh, delle bambine del quartiere, il terzo a usufruirne dopo Poderino e Sant'Orso. E poi ci sarà l'incontro pubblico, sempre domani, ma dalle 10 alle 12, nella mediateca Montanari. Camminata riflessione incontri con l'obiettivo proprio di incentivare il risparmio energetico. E ancora le accuse di revenge porn, ma lui è assolto. L'accusa è pesante, ovvero quella di aver diffuso vidi sessualmente espliciti della ex tramite Instagram l'altro giorno. La sentenza, Al, a finire sotto processo, è stato un 27enne ex giocatore del Fano Calcio, accusato di lesioni, maltrattamenti e diffusione illecita d'immagine della ex fidanzata. L'episodio contestato risale al gennaio 2021, quando il ragazzo avrebbe preso per i capelli la ex, trascinandola addirittura fuori di casa, richiudendo poi la porta che avrebbe sbattuto sulla gamba di lei, fatto che le avrebbe, pro le avrebbe procurato 10 giorni di protesi. Ma il Gupa ha assolto il ragazzo dall'accusa di lesioni perché il fatto non costituisce reato dai maltrattamenti e per la diffusione dei vini, sempre perché, secondo il GUP, il fatto non sussiste. Sempre a Fano, la maratona con il cuore nel fango, la musica, è più forte dell'alluvione un anno dopo, presentato il maxi concerto di domani, in 27 sul palco di Cantiano tra solisti e band. Il biglietto è dedicato alla solidarietà, l'appuntamento sarà in piazza Luceolia di Cantiano, il simbolo della disastrosa alluvione del settembre scorso. A un anno di distanza da un evento che ha provo provocato circa 50 milioni di danni, torna la maratona di musica e di solidarietà con il cuore nel fango. La prima edizione fu alla Rocca Malatestiana proprio in piena emergenza, centinaia di giovani a cantare, a ballare e l'intero ricavato della serata fu donato naturalmente a chi stava soffrendo. Ora la Maratona torna al punto di partenza, Piazza Luceoli. Cantiano, domani una ventina tra gruppi musicali e solisti, si alternerà sul palco dalle 15 in poi a distanza di 20 minuti gli uni dagli altri. Un biglietto donazione permetterà di contribuire al sostegno delle comunità colpite dall'alluvione che ha provocato danni anche nei centri vicino a Cantiano. Il ricavato sarà affidato alla Caritas diocesana sia di Gubbio che di Fano, di Fossombrone, Cagli e Perugia che poi provvederà a distribuire naturalmente gli aiuti. Ed ancora sempre a Fano, ragazzi, William Avela da Capodorlando alle Olia, grande esperienza per sei giovani in Catamarano con lo skipper Savelli. Riprende uh, ad andare per mare l'associazione Genitori Sindromi di William che ha organizzato in sinergia con il Panatatlon Club una nuova emozionante e impegnativa avventura. Da Capo Orlando alle Isole Olie a bordo di un catamarano condotto da Francesco Savelli. Presidente di Panathlon Club, nei panni dello skipper, con a bordo sei ragazzi William insieme ai familiari e accompagnatori. E andiamo a vedere invece quello che succede ad Urbino: qui eh, è un po' l'interrogazione, lo strano gioco delle due strade: vent'anni di dubbi e carte bollate, un viottolo declassato e un altro valorizzato chi paga è un b&b che non riesce a lavorare. In pratica nel 2014 il privato, un privato in questione con la presentazione di una domanda scritta al Comune di Orbino ha chiesto il declassamento del tratto stradale denominato Cacchiocco e nello stesso tempo per rispetto al senso civico, la titolare di un B&B denominato Ca Giovanni, allocato da sempre in ordine di percorrenza dopo l'abitato di Cacchiocchio fa richiesta di valorizzazione di un nuovo tratto stradale vicino in terra battuta, anche la Polizia Municipale di Orbino con la sua lettera del, 2000, del 2022 ha evidenziato la non conformità del tratto stradale nuovo con forti pendenze in salite e discesa, mancanza di sistemi di regime delle acque, evidenziando effettivamente la difficoltà di percorrenza. E passiamo in Val Metauro. In Val Metauro apre la fiera di San Matteo. Allestite 150 bancarelle, il tracciato lungo corso Garibaldi e Viale della Repubblica, tanti, ta, tanti anche gli hobbysti. Si tratta, sono attese oltre 150 bancarelle, ma si tratta di un dato fisiologicamente destinato ad aumentare alla fiera di San Matteo a Fossombrona. In programma da domani fino a domenica ed ancora un altro festival. Qui ci spostiamo al Furlo: i nati per leggere la musica, due giorni di formazione, laboratori, letture sceniche, spettacoli. Teatrali domani e domenica al Parco della Golena del Furlo è in programmazione la seconda edizione della festa provinciale dei lettori e delle lettrici nati per leggere e nati per la musica. Sempre in Valcesano, palpeggio un dodicenne in spiaggia, condannato a un anno e sei mesi, la ragazzina era con una mummichetta, entrambe... Hanno riconosciuto l'ambulante, sembra che appunto in spiaggia un ambulante di quelli che vendono insomma, collanine, eccetera, si sia avvicinato a queste due ragazzine. Insomma, non ha, abbia avuto dei modi piuttosto, eh, insomma, non proprio consoni a quella che è l'educazione. E infatti il padre dice, mia figlia era sconvolta, impaurita e piangeva, racconto del padre in aula, mi riferiva tremando che uno che vendeva braccialetti l'aveva toccata, poi era scappato. È stato imbastito il processo con la raccolta di varie testimonianze in Daldigini. Ieri il pubblico ministero Silvia Cecchi ha chiesto la condanna a un anno e otto mesi nei confronti dell'uomo difeso dall'avvocatessa Sara Brisigotti. Dopo mezz'ora in Camera di Consiglio il collegio lo ha condannato a un anno e sei mesi con pena sospesa. Ed ancora un fatto mh, particolare, è intestato le bollette al proprietario della casa ed è stato denunciato. Questo signore a Monteporzio prende un'abitazione in affitto e al posto, naturalmente il proprietario gli aveva chiesto di intestarsi le bollette e lui invece ha intestato le bollette al proprietario che le pagava regolarmente senza rendersene conto ed è quindi stato denunciato. Cor chiudiamo momentaneamente il Corriere Adriatico e andiamo alla rassegna stampa del Resto del Carlino. Resto del Carlino, Pesaro, eh, Università, eh, Borse di Studio, scatta l'allarme, in 200 rischiano l'esclusione e non era mai successo, ma il titolo di testa... È su un fatto un po' particolare. I ladri le restituiscono i regali rubati. Lei aveva fatto un appello, ridatemi orologio e collana, li ha ritrovati tra la posta. Hanno solo tenuto i soldi. Ed ancora la fotonotizia molto toccante, si abbracciano una madre, così l'alluvione me lo porto via, il ricordo di Silvia Rucconi che ricorda la morte tragica del figlio Matteo. Fondopagina, violento tamponamento, feriti marito e moglie. Questo è successo a Orciano ed ancora sport e solidarietà. Memorial Alfonso Ford, incasso dovuto all'AIL. Brevi di cronaca, Cantiano fa i conti con il futuro, potrebbe purtroppo succedere ancora. La protesta, scuola, ostacoli per mia figlia disabile, la porto in braccio ed ancora, ne abbiamo appena parlato, due minorenne palpeggiate in spiaggia da un ambulante. Entriamo nel vivo, cantiamo un anno dopo, il paese si sta rialzando ma siamo ancora indifesi di fronte a un'alluvione ed ancora viaggio, questo è un bellissimo articolo, sono due pagine, viaggio nell'epricentro del disastro ecco chi ce l'ha fatta e chi invece ancora purtroppo annaspa, ma la preoccupazione tra la gente resta forte sì, purtroppo potrebbe succedere di nuovo ed ancora un altro bellissimo articolo dedicato all'alluvione, la tragedia Mattia, lo strazio della mamma uscimmi insieme dal finestrino ma un'ondata me lo portò via, Silvia Mereu ricorda il tragico momento in cui perse per sempre il figlio di appena otto anni. Ho fatto di tutto per salvarlo. Sarebbe bastato transennare quelle strade e lui oggi sarebbe vivo. Torniamo a parlare di scuola. Disabile la scuola è a ostacoli. 12 scalini ascensori rotto, mia figlia devo portarla in braccio. Anna ha 7 anni è sulla carrozzina e frequenta la primaria Collodi. La madre da tempo segnala il problema. Con l'ascensore rotto per portare Anna in classe non si può fare altro che prenderla in braccio. Spiega la mamma, purtroppo non c'è altro modo. Al piano terra della primaria Collodi ci sono la palestra, la mensa, l'aula di Anna e al primo piano, quindi faremo 12 scalini che ci dividono dall'ingresso. Ma è chiaro che tutto questo non è normale, soprattutto non è giusto. Dal comune, però, hanno tagliato corto: spazi per la rampa non ci sono. Con buona pace di tutti. No, la preside ha continuato a chiedere una soluzione, infatti, non c'è solo mia figlia disabile, dice questa mamma, ad aver bisogno di un'alternativa all'ascensore. A maggio 2023 la questione è arrivata anche direttamente al sindaco Ricci. Grazie ad un passaparola tra conoscenti a maggio, ci avevano promesso un sollevatore a batterie da montare seduta a stante in caso di emergenza. Ma ora il fatto più urgente è che l'ascensore è rotto e il sollevatore non è ancora stato dato alla scuola. Sempre eh, una notizia di prima pagina: ladri sì, ma non senza cuore, e restituiscono l'orologio. Success è successo a Valle Foglia. Dopo l'appello della proprietaria quegli oggetti hanno un grande valore affettivo, si sono tenuti i soldi. Praticamente anche questa è la storia di eh, un furto. Eh, sia di denaro, di un, um, un porta denaro eh, dove c'erano dentro i risparmi del bambino e anche di una catenina, di un orologio. Dentro appunto in casa c'erano due salvadanai con i risparmi dei bambini per un totale di circa 1000 euro e una collanina d'oro e soprattutto un orologio. Ma quest'ultimo orologio era un oggetto più importante, un regalo che il suo primogenito aveva ricevuto dai nonni che eh, portava inciso il suo nome. La donna ha fatto molta pubblicità, ha chiesto. Di essere aiutata su questa cosa perché per lei erano degli oggetti di grandissimo valore affettivo e contro ogni previsione, dopo la denuncia e l'appello disperato di Federica, mercoledì è arrivata la sorpresa. Le ha scritto: Ringrazio tutti di vero cuore per avermi sostenuta e incoraggiata. I carabinieri di Borgo Santa Maria e il resto, eh, ah, scusi, scusate, ha ringraziato i carabinieri di Borgo Santa Maria e il resto del Carrino per aver condiviso le mie parole. Sono stata contattata dalla mia ex proprietà. A chiamare, riferito di aver trovato qualcosa di luccicante nella cassetta della posta della mia vecchia casa. Ed ecco che i due preziosi erano lì, una giornata indescrivibile e inaspettata, arrivata proprio a pochi giorni dal compleanno di suo figlio. Quindi le hanno restituito almeno gli oggetti preziosi. Ed ancora parliamo di fani, baby crimini, maxi allarme e allerte in città, le forze dell'ordine. Tre gruppi di ragazzine scatenano di tutto, vivono in condizioni estreme e agiscono alzando il tiro come quest'estate. Allarme sociale e speculazione politica. Gli episodi di cronaca nera che quest'estate hanno visto protagonisti giovani e giovanissimi in città ma stanno mettendo anche sotto pressione addirittura le forze dell'ordine che in quasi tutte le occasioni si sono dimostrati efficienti nel dare risposte immediate alla paura dei cittadini. Parliamo di minacce ad una donna incinta al Poderino, eh, due diciottenni aggredite al Lido, un fenomeno nazionale e eh, purtroppo non del tutto fanese, ribadiscono gli operatori. Come dimostrano anche alcuni più gravi episodi giovanili che sono recentemente saliti alla ribalta nazionale. Di questo si è proprio parlato mercoledì nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, richiesta dal sindaco di Fano Massimo Seri, e presieduto dal prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco, a cui hanno partecipato i vertici provinciali delle forze dell'ordine e l'assessore di Fano Dimitri Tini. Con il comandante della polizia locale di Fanno Anna Rita Montagna e la dirigente al Servizio Sociale associato <coughs> Roberta Galdenzi. Le reazioni politiche dicono che è un problema che non va sottovalutato, è un problema grave. Occorre intervenire. Con molta decisione i servizi sociali dovrebbero sostenere le famiglie per controllare al meglio i loro figli e fare in modo che non detengano coltelli, tronchesi o prepotenze. Inoltre maggior controllo e segnalazione per la detenzione di sostanze stupefacenti. Sensibilizzare i negozi a non vendere liquore in bottiglia o birre. Questo articolo l'abbiamo già visto, palpeggia due ragazze in spiaggia, ambulante condannato per gli abusi e invece c'è stato l'incidente a Terre Roveresche, tamponamento e paura, feriti, marito e moglie, accaduto a Orciano in prossimità del centro, uno scuola bus è finito contro una clio, lei soccorsa ma fortunatamente anche se entrambi doloranti e bisognosi di cure immediate sono entrambi rimasti illesi la moglie e il marito sono in prognosi non sono in prognosi riservata ed ancora lì in tilt tra Marotta scoppia un incendio sul convoglio merci circolazione ferroviaria bloccata per ore e Ad Urbino invece si parla di 200 studenti senza la borsa di studio. Il consigliere regionale Michela Vitri lo scorso anno domande soddisfatte al 100%, ma quest'anno molti rimarranno fuori. Il numero degli esclusi da quelli che hanno presentato la domanda in tempo entro 25 agosto. Non è indicativo, spero che la Regione accolga la mia istanza a fronte della straordinaria situazione. Chiedo di provvedere a uno stanziamento integrativo e di riaprire le domande. Ed ancora siamo a Urbino e Montefeltro, per rallentare serve l'autovelox Montefelcino, dopo vari tentativi di rendere sicura l'area di Villa Palombara, si pensa a rimedio estremo, inizialmente avevano valutato di mettere eh, un, quei, insomma, quei rallentatori che si mettono sulle strade, ma alla fine dal Comune fanno sapere che secondo loro la soluzione migliore ad oggi sarebbe installare un autovelox automatico di quelli che che non hanno bisogno della pattuglia presente per la validità delle multe, ma se ne parlerà tra una settimana in, in, in un incontro tra il Comune e la Provincia. E come al solito chiudiamo la nostra rassegna stampa con un consiglio eh, per quanto riguarda gli spettacoli e gli eventi. Mostra Massimiliano Fabrico nel suo mondo intimo i ritratti. Come dialogo sul mondo a Pesaro domani si inaugura alle 18 la, lo, nello spazio Picarte Contemporanea, si inaugura La Luna Splendente, Il Sole che Splende e La Luna che Imbruna di Massimiliano Fabri a cura di Giuseppe Tomasello e di Elisa di Domenica Antonio. Le pitture e i disegni che Fabri presenterà in mostra rappresentano una sorta di dono di preghiera alla Madre alla quale è dedicato l'intero lavoro composto di tre serie diverse. E con questa notizia io chiudo, come al solito, la nostra rassegna stampa. Vi ricordo che l'informazione torna stasera alle 20.30 e vi ringrazio di essere stati con noi. Buona giornata.